Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo felicissimi di portarvi con noi all'interno di una partita di Serie A di Futsal. Eh sì ragazzi, infatti siamo stati invitati dall'Olympus Roma, squadra di Serie A di Futsal, per assistere alla partita valevole, l'ultima giornata del campionato appunto di Serie A di Futsal. Eh sì, sicuramente questo è un grandissimo appuntamento. Siamo molto curiosi di andare appunto a vedere quale sarà anche il livello della partita. E allora andiamo in macchina, andiamo verso il campo, scopriamo insieme cosa si prova a disputare una partita di Serie A di Futsal. Eccoci ragazzi, dunque arrivati al Palo Olgiata, la palestra in cui si disputerà l'ultima giornata del campionato di Serie A di Futsal, girone unico. Come ti senti Fabio? Dai, sono carico, non vedo l'ora di guardare questa partita di Futsal, è la mia prima dal vivo, quindi non vedo l'ora di vedere come si comporta anche Sgro, con il quale abbiamo parlato. Vediamo, dai, sono curioso. Ti ringraziamo Anthony. Tra l'altro, situazione in classifica, Fre? Beh, situazione in classifica sì, direi abbastanza buona per Olympus Roma, secondo in classifica, potrebbe ipotecare il secondo posto con eventuale vittoria oggi, potrebbe anche arrivare quarto, mal che vada, però proprio per questo è una partita molto importante, seppur ormai il primo posto, come ben sappiamo, è andato al Napoli Futsal, a cui facciamo i complimenti. Allora niente, direi che possiamo avvicinarci alla palestra, provare ad entrare e vedere se riusciamo a narrarvi qualcosina anche all'interno di questa. Andiamo raga? Andiamo. Vamonos. Madonna, stiamo quasi entrando all'interno della struttura, un'emozione unica. Fabio Di Mauro sta tremando ragazzi, sta tremando. Guarda. Mamma mia, la mia mano. Sì, la cosa che stavamo dicendo prima, anche a telecamera spenta penso, è di quanto comunque siano tutti vestiti in una certa maniera. Ti dà proprio quel senso di professionalità, no? Di serie. Trapela molto questa cosa qui, secondo me. Sicuramente l'abito non fa il monaco, però in questo caso possiamo dire che fa buona parte. Allora, nome e cognome? Davide Alciati. Davide Alciati? Sì. Ok, perfetto, quindi l'ho pronunciato bene. Siamo con un giocatore dell'Olympus Roma che tra l'altro ci ha indirizzato a trovare il campo perché non lo trovavamo in nessun modo. In che ruolo giochi? Laterale. Laterale. Oggi come te la senti? Com'è la partita secondo te? Vabbè, una partita difficile, loro mancano due giocatori importanti, però l'Olympus. Siete avvantaggiati per quanto riguarda? Beh, sì. Nelle partite si gioca sempre sul campo. Sì, però dovete vincere. L'Olympus è una grande squadra. Se vincete venite a farmi le esultanze in camera. Vabbè, dai. La fate? Dai, diglielo. Però vi faccio l'anno. A fine partita vogliamo conoscervi tutti, cioè no, vabbè, anche solo così uno sketch ci farebbe piacere. Sì. Detto questo, ma te quanti gol hai fatto in campionato quest'anno? 15. 15? No, 15. 3 gol. Sei di che anno hai detto? 2005. 2005? Ma poi com'è che funziona? Cioè ci sono i playoff dopo? Sì, la Serie A sì. Ma per cosa? Per Champions? Per la Champions. No, diventa campione d'Italia. Campione d'Italia non è il Napoli. No, non è che se vinci la regular season poi rientri. Ah. Poi stanno i playoff, prima contro ottava e si gioca. Davvero? Lo sapevo. Seconda tipo contro sesta. La prima va diretta ai quarti. L'Olympus Roma è una delle uniche squadre ad aver fermato il Napoli, tra l'altro, sì. Vero? Perché ha pareggiato 4-4 e vinto 5-4. E poi tra l'altro ha fatto in quell'occasione proprio gol anche Isgro, se non ricordo male. No, non ha fatto gol Isgro. Ha fatto l'assist perché ha fatto assist. Stavo là a Napoli. Ma comunque com'è proprio stare in un contesto qua di Serie A qui? Cioè com'è? Cioè, serve ogni cosa che ti danno tutti, ti mettono a disposizione tutto e poi ti fa fare sul campo. Cioè loro i strumenti te li danno tutti. Ma infatti ho visto che comunque c'è un certo ambiente anche a livello di divisa, tutti vestiti in un certo modo. Sì, comunque è un ambiente molto professionale, cioè lo senti molto questo fatto di essere in Serie A proprio, rispetto a magari quello che è un contesto inferiore. No, cioè dici cazzo, sono proprio a un livello buono. Lo vedi proprio. Tra l'altro la pavimentazione non è in parquet, vero? In Serie A è parquet. Sì, parquet colorato, quanta troia. Visto così, ho detto ma cos'è, tipo gomma, sembrava gommato. Quanti allenamenti fai? Che? Quanti allenamenti? Noi all'under. Tutti i giorni. Tutti i giorni. La prima squadra dopo. Noi all'under tutti i giorni. Tu arrivi in giro al sabato. Esatto. Però no, alla fine faccio solo questo. La fine è solo questo. Ma avete proprio anche palestra palestra, nel senso con macchinari, attrezzi? Palestra. Ah, lì dietro. Lo sai che ce lo sa. È enorme. Fare il palestra che... È tutta quella lì del tutto. Quella è tutta la palestra, tutta la palestra che avete a disposizione. Sì, sai che anche all'inizio credeva che quella fosse. E io pensavo che quello fosse il campo. È solo la palestra, quello che qua è tre volte il campo. Lui giocava a 11, che vabbè, abbiamo avuto un po' di delusioni. Lui giocava. Io pure giocavo a 11. Sì. Sì. Quando è che hai cominciato a 5? 8 mesi fa. Ah, è pochissimo. Come hai fatto subito a finire un contesto così, comunque c'è molto alto? Mi hai chiamato. Perché poi in 8 mesi comunque imparare sto sport, cioè sembra facile, però... Primo allenamento da zero ho fatto dopo 4 mesi. Ma anche io iniziando da poco, ci ho visto che è molto più complicato di come sembra, c'è un sacco di movimenti. Il basket con i piedi. Deve essere tutto coordinato. È difficile. Blocchi, questo, quell'altro. Ho fatto 5 partite, amichevoli, sei gol. Mi ha fatto giocare.
45esimo del primo tempo. Dammi il cartellino, ciao. Dice che c'ha qualcosa sotto. No, manco qualcosa sotto, però manco ci ho pensato, poi dopo mi dico, okay. Non giocavo con niente. C'avevo sai chiamato. Ah, ce l'avevi già la chiamata? Sì, certo. Prima che inizia la partita posso aggiungere una cosa, ho visto Joselito nel riscaldamento praticamente allenare tantissimo il controllo di suola, solo esterno, cambi di direzione. E inoltre nel riscaldamento un'altra cosa che si vede spessissimo, non tirano quasi mai, ma imbucano sempre sul secondo palo. Cioè è proprio un esercizio di base, uno attacca il secondo e l'altro lo attacca. Sì, è il modo più, sicuramente è il modo più facile per segnare, quindi è giusto così. Non hanno praticamente mai tirato, non è tipo come al balsa, 1-2 tiro in porta. Qui è 1-2 secondo palo, cioè ho visto due tiri in totale nel riscaldamento. Quindi un altro dato comunque simpatico e significativo. Io intanto torno in cabina di regia. Eccoci all'esterno del palo Olgiata per assistere a quella che sarà la 30ª giornata del campionato di Serie A di Futsal. Olympus Roma Camedosson, dici qualcosa in più tu, Fre? Beh sì, sicuramente oggi è la partita di livello, lo sappiamo, non solo per la categoria ma anche per la situazione in classifica. Si affrontano i secondi contro quelli che sono i sesti in classifica e la partita è molto importante perché chiaramente in ottica playoff le posizioni in classifica potrebbero cambiare molto, appunto. Dall'esito di questa partita e anche da quello delle altre che si giocheranno tutte in contemporanea, tutte alle 18 di questo sabato. Ricordiamo che il capocannoniere del campionato è Marcelinho con ben 32 gol, che è anche il capocannoniere del campionato, mentre dall'altra parte abbiamo Juan Fran con 20 gol. Quindi si prospetta una bellissima partita, non vedo l'ora di andarla a vedere, sarò a commentarla insieme a Francesco, mentre Antimo sarà alle riprese. Fase di regia come sempre. Vediamo un po' come se la cava anche Fabio un po' a parlare lì. No. Adesso l'ansia, la pressione. L'ansia della prestazione, vai. Sicuramente ho tantissimo da imparare, starò là concentrato a guardare tutti i movimenti. Poi non so voi per chi ti ferete. Chiaramente siamo un po' tutti influenzati anche dal fatto di essere qui anche per conoscere Antonino Esgro, quindi siamo un po' tutti tendenti per l'Olympus Roma. Giusto, concordo. Sì, tra l'altro ringrazio personalmente l'Olympus Roma per l'opportunità che ci ha dato ad assistere a questa partita e vedremo insomma quale sarà l'esito. Noi andiamo dentro, andiamo a vedere il riscaldamento e poi ci proiettiamo all'interno di questa sfida della 30ª giornata del campionato di Serie B di Futsal. Serie B. Abitudine, vai, andiamo. Di Serie A di Futsal, andiamo. E con grande emozione eccoci all'interno del palo Olgiata per assistere a quella che sarà la 30ª giornata del campionato di Serie A di Futsal, Olympus Roma Camedosson. Una partita che non ha tanto da dire ai fini della classifica, però sicuramente entrambe le compagini ci terranno particolarmente a chiudere nella maniera migliore possibile questo campionato, anche in vista delle Final Four. Intanto vediamo inquadrato ora Antonino Esgro, che insieme a Elisa Miucci ci hanno dato l'opportunità di essere qua quest'oggi e noi ringraziamo calorosamente. Intanto il testo croce, il fischio del direttore di gara, andiamo ad annunciarvi quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dai padroni di casa che schierano Cerulli in porta, davanti a sé come ultimo Di Eugenio, laterale destro Joselito, laterale sinistro Tres e come pivot Dimas. Dalla parte opposta invece troviamo Ditano in porta, davanti a sé come ultimo Pereira Ranger, laterale destro Galdiani, laterale sinistro Sutton e come pivot Perazzetta. Per quanto riguarda le news sull'incontro, c'è da elogiare quello che stanno facendo i ragazzi di Daniele D'Orto, che sono riusciti ad ottenere 5 risultati utili di fila, 13 punti su 15 a disposizione. Discorso diverso per i ragazzi di Rocha Silvio José, che hanno portato a casa solamente 2 punti nelle ultime 5 apparizioni. È quasi tutto pronto e vediamo il tifo caldissimo quest'oggi. E dopo aver respirato il bellissimo clima che rieggia sulle tribune di Roma, possiamo passare il testimone a Fabio e Fre. Infatti quest'oggi vi guideranno loro all'interno di questo match, all'interno di Olympus Roma Camedosson. Andiamo da loro. Si parte. Subito inizio aggressivo, subito, eh. Subito aggressivi. Dimas ha puntato subito la porta qua, non è deciso di non fraseggiare. Palla lunga, comunque bello spunto, eh. All'inizio aveva rotto la parte centrale del campo. Oh. È pazzesco. Ha fatto ancora una volta uno stop perfetto. Ma è praticamente come Maizi. No, vabbè. La palla qua non so se No, sarebbe uscita, però è stato praticamente colpito dalla palla. Era molto forte il tiro, diciamo, era difficile da indirizzare. Comunque subito ritmi altissimi, squadre subito che si portano immediatamente in avanti. È entrato Cutrupi tra l'altro, eh? Anche lui giocatore nel giro della nazionale. Ed eccolo Marcelinho.
Dai, ci ha provato Botosso. Tirato forte, però anche le occasioni arrivano anche dall'altra parte, anche dal Camedosson. Sono sempre pericolosissime queste verticalizzazioni. Quando un pivot riesce a prendere la palla sotto la suola, è davvero una situazione scomoda per gli avversari. Sì. Perché poi il giocatore in sostegno può andare in qualunque lato e andare a tirare. Comunque si è alzato Isgro, pronto ad entrare. Sì. Ottimo lavoro, ha preso velocità Kutrupi in questo caso. Quando inizia a prendere velocità con tanto spazio è sempre difficile. È entrato bene Sgro, eh? Eh? È entrato bene Sgro, sia a gestire palla sia adesso a gestire quel pallone là. Una gialla, per fortuna. Chiaramente c'era sempre il portiere da battere in questo caso. L'incrocio di gambe secondo me c'è stato. Adesso Sgro subito, chiaramente, dato la munizione, cosa che fa anche Andrei, che ammazza. Adesso... due contro uno, cioè due contro il portiere era gol praticamente certo. Sono stato fortunato che non è stato espulso. Sì. Io leggevo anche commenti che alcuni dicevano che in questo tipo di circostanze appunto c'è sempre l'ultimo uomo considerato il portiere. E quindi essendo già fuori lui è giusta la munizione. Sì, però secondo me il gol era praticamente certo qua. E c'è tra l'altro anche Juan Fran che si è preso il pallone. Posso dire, comunque sarò impopolare, ma il fallo, cioè impopolare rispetto a quello che pensa la tribuna, ma secondo me il fallo c'era, eh. Sì, sì, certo. Ci stanno andando a imbottigliare, eh. Secondo me poteva chiudere un po' meglio la linea di passaggio. Non se no, mi è rotto. Mamma mia, che parata! La parata? Che parata! L'ha toccata palesemente Ricano. Grandissima parata, ovviamente ha giocato i Kutrupi, è incredibile. Giocata incredibile. Giocata incredibile, è entrato molto bene. Infatti angolo. Fatto come si chiama? Che? Il pelato. Schirinà. Ma non era? Onestamente l'angolo l'ho visto anch'io, l'hanno visto un po' tutti tranne l'arbitro di qua. Grande parata, qua non so se la palla sarebbe entrata, però il tiro è potente. Bellissimo tiro, cioè anche per lo spazio che ha avuto, sto brevissimo a tirare subito di prima intenzione. Secondo te lì comunque la scelta di tirare e non puntare? Secondo me in questo caso ci stava, perché gli ha lasciato un po' di spazio, non lo so, lo spazio per il tiro ce l'aveva. In questi casi è più difficile trovare la trama di gioco offensiva che difendere. Bel gol. Sì. Portiere, cioè diciamo che aveva molti giocatori davanti, quindi secondo me non l'ha vista bene la palla. Allora, questo sicuramente è un bel tiro, non è particolarmente potente, però rimbalza anche al portiere. Secondo me Cerulli con un pochino di responsabilità ce l'ha, perché il tiro non è angolatissimo, poi nemmeno così potente effettivamente. Sì. Quindi qualcosina in più lo poteva fare. Sì, poteva fare qualcosina in più, però come hai detto secondo me era molto coperto. Questo gol pesa anche abbastanza, perché la partita si era un po' stabilizzata su uno stato di equilibrio e adesso questo gol pesa. Sì, chiaramente è arrivato anche la parte del giocatore più importante. Ditano sta superando. Molto bravo a spostarsela, però forse gli è rimasto un po' sotto. Io...
mostruoso di tanto. Sono stati bravissimi perché era una bruttissima situazione qua prima di costruire quell'azione. Sono stati velocissimi a costruirla e poi bellissimo il lancio proprio sui piedi. Mamma mia. Come gioca Di Masso. Di Masso è davvero impressionante. È stato bellissimo, bellissimo il movimento di Juanfran. Sì, anche di Juanfran che è andato sull'esterno e si è liberato quello spazio che non è stato seguito bene. Robotosso che in realtà si sta parlando già del diverso tempo, ha avuto praticamente 3 tentativi negli ultimi 2 minuti. Qua si trova direttamente tu per tu, Cerulli va giù, veramente è difficile per portare da qua. Bravissimi entrambi, la palla di Kutubi è fantastica tra le linee, in mezzo alla difesa Divas, praticamente con qualche replica quello di Botosso, scarta il portiere sull'esterno e poi da lì, facile, segnare partita riaperta e time out. In questo caso era anche molto più difficile scattare il portiere perché arrivava con quel taglio in velocità, era difficile scattare il portiere con la misura giusta e riuscire a tirare messo in quel modo con il corpo. Sì, quindi infatti comunque arriva in caduta sul tiro. Arriva in caduta, quindi davvero un gran gol. Poi la palla spettacolare. Era veramente anche difficile da pensare farla passare in quel modo, proprio al millimetro. Sì. Recuperare palla, si a mettere quella palla perfetta. Poi comunque c'è sempre a dirlo. Molto bravo anche Alessio Di Eugenio ad andare sul secondo palo e attaccare quella zona. Adesso un 1-2 fantastico, strepitoso. Adesso vediamo anche come l'altra parte, il cambio del solo, accuserà il colpo psicologico. Titano dei riflessi che sono fuori dall'umano. Fortissimi entrambi. Marcelinho si è andato con una velocità incredibile, ha caricato un tiro anche potentissimo, quindi davvero un grandissimo riflesso. Ma questo è un pizzico più facile, che tiro non parte potentissimo, ma valorizzerei tantissimo la coordinazione di Di Eugenio. Non è facile calciare in questo modo, assolutamente. Onestamente, per quanto stia giocando bene Titano, è difficile segnare da qui. Sì. Tanto mancano 25 secondi. Occhio, che tempo c'è! Il tempo c'è! Ecco. 16 secondi per provare a fare questo 3-2 prima dello scadere. Da qui qualcosa di buono si può creare. Sono Marcelinho, Dimas non sembra andare verso la porta, però la potrebbe calciare. E va Che bel tiro. Tiro potentissimo che si è stampato sul palo. Si è spostata anche la porta. Something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing.
dirci qualcosa di questo primo tempo, Antimo, cosa ne pensi? Sì, no, comunque per quanto riguarda l'Olympus, secondo me è stato importantissimo fare quel gol poco dopo aver incassato il secondo, perché poi dopo ha dato comunque forza psicologica, dopo l'inerzia della partita era tutta per i padroni di casa, però comunque è una partita veramente scomoda, non facile. Poi le individualità secondo me è palese che siano di un altro livello quelle dell'Olympus, però alla fine poi la partita bisogna sempre vincerla sul campo, che è la cosa più difficile. C'è qualcuno che ti sta impressionando nello specifico? Bella domanda, mi piace molto il capitano, sai? Non Dimas. Dimas, esatto. Dimas è il giocatore che secondo me sta giocando meglio per i padroni di casa. Secondo me anche Isgro ha giocato molto bene nel tempo che ha avuto a disposizione, però ha avuto qualche problemino a livello fisico, sappiamo che non è al 100% della forma e per quello che l'allenatore lo sta comunque riservando. Poi Marcelinho, cioè vabbè, tutti i giocatori sono fortissimi. Marcelinho e Dimas sono i due che si distinguono soprattutto, però tutti quelli dell'Olympus sono davvero veramente forti, siccome, come hai detto tu, sono di un tasso tecnico più elevato rispetto a quelli del Camadosson, che comunque stanno facendo una gran partita, anche se rispetto all'Olympus Roma cercano il tiro più dalla distanza che alla costruzione fino alla porta o le bellissime azioni che stanno facendo quelli dell'Olympus. E allora adesso non vedi l'ora di vedere questo secondo tempo, Fabio? Sì, sicuramente è una partita combattutissima, io mi aspetto la vittoria dell'Olympus per ora, quindi andiamo a vedere. Pronostico, chi è che fa gol? Il prossimo? Il prossimo, un po' scontato, Marcelinho. No, invece direi un po' scontato Dimas, perché è un giocatore che comunque ci ha provato diverse volte al primo tempo, non c'è riuscito, secondo me il secondo tempo riuscirà a trovare il gol, vediamo. Io invece dico Isgro, ritorno e gol del 3-2. Dai, speriamo, mi farebbe davvero piacere se segnassi. Vai Anthony, che poi ci fai le esultanze in telecamera. Allora andiamo dentro con il secondo tempo. Benvenuti in questo secondo tempo, mentre i direttori di gara si scambiano il 5, le due squadre stanno mettendo ora piede in campo per dare il via a quella che sarà la seconda frazione di gioco. Vedremo quale sarà l'epilogo di questo bellissimo match. L'Olympus Roma ha bisogno di vincere per archiviare il secondo posto, ma adesso andiamo da Fabio Fre. Inizia il secondo tempo. Occhio, Cerulli, Cerulli, Cerulli. Partita me che è contata. Che palla ha messo Marcelinho? Dale, una cosa di incredibile. Che palla ha messo Marcelinho? Bella. Pazzesco la velocità dello scambio, forse l'Italia ha toccato pure quella, ha perso chiaramente un po' l'orientamento perché palla vince sul palo, ti colpisce dietro, non sai bene dove ti trovi, va con tutti ragazzi, va un ritmo diverso dagli altri. Posso dire che volevo dire che secondo me segnava lui, ma non mi ricordavo il 9 prima. Ti dico la verità, dopo aver visto Mammarella che ha fatto 4 parate di fila, questo è bello. Visto anch'io Mammarella tanta roba. No, io ti dico, un Dibby tonto in Serie A 2 ce lo metterei, no? Ma Dibby è un po' incostante, sai? Sono passati già 5 minuti, per adesso tranquilla. Bene. Ecco, arriva adesso un tiro, va, facile. Sì, anche poche interruzioni, la palla sta facendo molto poco. Esatto. Cioè, 5 minuti sono volati. Esatto, vero. Peccato. Che palla di Schirinà. Peccato. Poi qua Marcelinho secondo me qualcosina in più, poi ha giocato come lui. Forse non se l'aspettava alta. Che bella idea! L'idea era bellissima. Peccato che c'era poco spazio per farlo. Esatto, se l'hai portata troppo avanti, però davvero bella idea. Però anche in una situazione di vantaggio per il Camadosson, secondo me alla fine il dominio ce l'ha sempre avuto l'Olympus. Sotto scarpa. Oh, mamma mia, che coordinazione! Bellissima coordinazione di Rangel, ma anche la palla di Galliani, se non sbaglio. È stata fantastica. Attenzione, questo. Io non so se abbia preso Cerulli qua, Che hai visto il rigore? No, non lo so, allora più che altro c'era da capire se Cerulli abbia preso il piede o
o nulla, perché forse è pure buttato quello. Il problema di Zagabria è che sta l'infortunio facile, cioè se tutto il tempo mi sta tirando la palla, io una volta l'ho fatto. Non ci credo. Come poteva far male Massimo? C'è. Allora, Giorgio Mandinho. Ok. Ha perso un po' il tempo. Secondo il passaggio poteva fare uno un po' prima. Bravo, Sagonna! Attenzione, 2 contro 1. Il secondo palo, incredibile. Ci stava a tirare, però ce n'era un altro solo sul secondo palo. Ma ti dico, brutto. Secondo me ritardo qua non era tantissimo sulla traiettoria, eh. Se il tiro fosse stato un po' più a destra sarebbe entrato. Infatti è comprensibilissimo il tiro, perché davvero gli è mancato pochissimo. Però dico che erano in 2 contro 0 praticamente, c'era anche un altro che stava arrivando. No! È andata bene. Il palo 2-1 con i pali, qua un po' defilato comunque, era facile per il mondo. Davvero bel passaggio a rompere le linee, però ecco, questo comunque dimostra come il pericolo sia sempre lì pronto ad arrivare. Infatti cioè, l'Olympus anche se ha dominato deve chiuderla. Attenzione. Oh mamma mia, pazzesco. È vero, difficile segnare sto portiere. Penso che abbiano mollato, mancano 15 secondi. Hanno mollato. Fine campionato, secondo me loro già sono qualificati ai playoff. Però comunque la posizione in più mi sa che la potevano ottenere, no? Sì, però posso essere sincero, io preferivo non finire con l'area 84. Finisce così. Ed è game over al palo Giata, la 30ª giornata del campionato di Serie A di Futsal si conclude ora con l'Olympus Roma che vince di misura per 3-2 contro il Camedosson. Alla fine ha avuto la meglio Cutruppi a inizio della ripresa, che è riuscito a sancire il gol che poi dopo è valso la vittoria, è valso i 3 punti che mettono in archivio definitivamente questo secondo posto. Intanto ecco i saluti finali, noi non abbiamo null'altro da dire se non fare i complimenti all'Olympus Roma per la partita disputata e fargli un grossissimo in bocca al lupo in vista della Final Four. Inoltre ringraziamo Elisa Miucci, Antonino Isgro e tutta l'Olympus Roma per l'opportunità che ci ha dato quest'oggi di essere qui. Adesso noi possiamo andare alle nostre interviste, possiamo andare in chiusura. Cioè non mi sarei aspettato questo mollare a 20 secondi dalla fine. Cioè secondo me ci sta anche per rispettare la partita, no? Però comunque in generale è stata una bella partita, abbastanza combattuta, anche se l'Olympus secondo me era nettamente più forte, no? Tecnicamente, però comunque è stata all'altezza il Camedosson, ha avuto le sue occasioni, quindi è stata una bella partita. Di Tano assolutamente migliore in campo, perché la partita poteva finire anche con qualche gol in più, secondo la partita dell'Olympus. E poi chiaramente c'è tanta qualità nella squadra di Roma. Eccoci dunque al termine della 30ª giornata del campionato di Serie A di Futsal. Il punteggio finale dice Olympus Roma 3, Camedosson 2. Una bellissima partita, alla fine l'hanno spuntata i padroni di casa grazie alla rete di Cutruppi. Sì, sicuramente alla fine penso che l'Olympus Roma abbia meritato di vincere questa partita. Si è visto comunque un netto predominio da parte dei padroni di casa e alla fine è giusto che sia finita così. Comunque possiamo dirlo, abbiamo visto un grande dislivello oggi anche con la Serie B di Futsal. Molti ne potremmo assumere nel Balsa, Fre. Non lo so, però ho pensato molto anche ai giocatori che del Balsa avrebbero potuto essere qui oggi. Sarei curioso appunto di vedere giocatori anche come Nick Calai in questi contesti, perché effettivamente hanno le qualità per farlo. Io sentivo una cosa tra l'altro, c'erano dei fan quest'oggi e dicevano che secondo loro un giocatore che poteva essere da A2 a
era di Bitonto. Commento personale, secondo me Abracalaia è di questo livello. Secondo me è molto difficile dirlo, perché un conto è vedere in un contesto di Serie B e cercare di traslare le loro qualità in un altro contesto, un altro è esserci tutti i giorni. Secondo me questo ovviamente implica anche grandi miglioramenti da parte di un giocatore. Non lo so, anch'io sinceramente avrei curiosità di provare all'interno di un contesto del genere per vedere come sarei. Ovviamente non sarei ovviamente al loro livello, però mi piacerebbe rapportarmi con loro e vedere quanta differenza c'è. Secondo me una cosa che ho notato meno, correggimi tu che poi conosci meglio questo sport, io in Serie B vedo più duelli quasi in uno contro uno, no? Sotto l'aspetto della sfida. Qui invece ho visto che sotto l'aspetto della sfida si arriva pochissime volte. Cioè, c'è molto questo giro palla a liberare magari l'uomo sul secondo palo, però proprio l'uno contro uno, capito? A mo' di dribbling non l'ho mai visto. Sì, certo, è molto più difficile. Le squadre sono molto più organizzate difensivamente. Diciamo che è molto più conveniente cercare avere calma, pazienza e cercare gli spazi giusti piuttosto che forzare la giocata e perdere il possesso. Fabio Di Mauro lo vedremo a questo livello? Non è una domanda che apprezzo. Vabbè, non lo so. Cioè, mai dire mai. Però è sicuramente molto difficile arrivare a questi livelli. Posso dirti che proprio la sparo grossa. Adesso tipo mi odieranno tutti coloro che seguono il canale. A livello tecnico ci puoi stare, a livello tattico no. Io ti dico che c'erano dei giocatori che oggi abbiamo visto in campo che addirittura erano al di sotto delle tue potenzialità tecniche. Mettete dislike al video. Però non parlare neanche solo di tecnico, cioè secondo me te sei un giocatore che ci potrebbe stare in questo contesto. È vero, non tatticamente, però anche per quanto riguarda livello fisico, per quanto riguarda l'esplosività, che sono cose chiaramente molto importanti, calci bene in porta, insomma sono tutte cose che secondo me te hai. I fondamentali. Ma chiaramente sì, è migliorare di tanto anche la parte tattica, ma è un percorso ovviamente naturale, dettato soprattutto dal tempo. Sì. Mi farebbe piacere magari sentire anche il parere di chi commenta. Vorrei sapere se anche secondo loro hanno la stessa impressione, io non lo so. Sicuramente devo fare ancora tanta esperienza in questo sport. Chiaro. Anche, come detto, per riuscire ad apportarmi a questi livelli, perché adesso non ho ancora le idee chiare su cosa sia forte davvero un giocatore. Detto questo, io direi che possiamo andare al nostro giro di domande, alle nostre interviste. Andiamo a sentire lui, colui che ci ha invitato, Antonino Isgro. Eccoci dunque in questo post partita con Antonino Isgro, giocatore dell'Olympus Roma. Innanzitutto complimenti per il percorso in campionato che avete disputato. Oggi comunque una bella vittoria sul 3-2. Purtroppo sappiamo bene che hai avuto un infortunio, però cosa te ne pare della partita in generale e del percorso di tutta la squadra? Sì, intanto è un piacere avervi qui. Piacere nostro. Il nostro percorso è stato un percorso molto difficile, sai. Abbiamo avuto molti ostacoli, ma noi li abbiamo superati benissimo. Però quello che conta adesso sono i playoff e speriamo di giocarli al meglio e di provare a vincere lo scudetto, la cosa che più importa. Eh sì, tra l'altro i playoff tra quanto cominciano? I playoff fra una settimana e saranno divisi in tre gare, gara 1, gara 2 e gara 3. Se io vinco gara 1 e gara 2 passo al turno successivo. Potremmo ritrovare un Antony Isgro sicuramente più in forma di quanto abbiamo visto oggi, purtroppo causa infortunio. A che punto sei col tuo infortunio in generale? Oggi anche ho fatto una piccola puntura, ho provato a giocare ma ancora non riuscivo. Spero di recuperare al più presto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. In quei pochi minuti che hai giocato ho visto un controllo con la sola incredibile. Cioè non è un caso se giochi in nazionale, se giochi in una delle squadre più forti della Serie A di futsal, quindi innanzitutto complimenti. E adesso chiamiamo anche Fabio per qualche sua domanda e Fre. Allora intanto complimenti per la partita in generale, per la stagione. E volevo chiederti se sei soddisfatto della tua stagione a livello personale. Sì, sai, perché questo è il mio primo anno di Serie A. Ho giocato l'anno scorso in A2, quest'anno è il mio primo anno di Serie A. Non mi aspettavo di fare così e di ambientarmi così bene con altri campioni che da tanti anni che fanno la Serie A. Invece a livello di squadra e fiducia nella tua squadra, come pensi che vi posizionerete? Come andrà secondo te? Sarà dura perché ci sono squadre molto attrezzate come il Napoli, la Feldieboli, ma sicuramente noi non siamo da meno e proveremo a tutti i costi a vincere lo scudetto. Sì, allora noi dalla tribuna comunque abbiamo visto anche un certo dislivello tra il campionato di Serie B di futsal rispetto a quello di Serie A. Dunque ti voglio chiedere a te, che comunque questo è il tuo primo anno appunto nella Serie A, hai sentito questo dislivello anche appunto che c'è tra la Serie A e la Serie A 2? Sì, per me c'è molta differenza tra la Serie A e la Serie A 2. Anche il tipo di ritmo è tutto diverso, quasi va molto più veloci della Serie A 2 e ci sono giocatori che hanno fatto tanti anni la Serie A e hanno molta esperienza. Quindi non è facile ambientarsi in questo tipo di campionato rispetto a una Serie A 2 che la possono fare in molti. Allora noi ringraziamo l'Olympus Roma per averci dato l'opportunità di essere stati qui oggi, così come Antony Isgro ed inoltre anche Elisa Mucci, letto stampa appunto dell'Olympus Roma, che ci tutti consentiti di aver fatto questa esperienza bellissima oggi. Noi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo di iscrivervi al canale in tantissimi, siamo quasi a 100.000, raggiungiamo questo obiettivo. Allora lasciate anche tantissimi mi piace, contiamo su di voi, contiamo come sempre sul vostro supporto. Io chiederei a Antony di dire agli iscritti di iscriversi al canale perché non si iscrivono, vai, magari con un giocatore di Serie A e nazionale. Iscrivetevi tutti al canale di Fabio Di Mauro numero 1. Altrimenti vi veniamo a prendere a casa. Dai. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi.